Nell'altro scompartimento c'è mia moglie. Io e da Reggio che sto tentando di parlarci. Come entro nello scompartimento, lei si alza e se ne va in un altro scompartimento. Mi fa una cortesia, andrebbe lì e le dice che la porto sulla neve, che va bene, che la porto in montagna. Me la fa questa cortesia? È una signora bionda, sta nell'altro scompartimento. Bionda. Bionda, sì, sono due signore, una è bionda e l'altra è bruna, lo dico la signora. Sì, è vestita di marrone. Scusi, io suo marito che. Come? Il suo marito l'ha detto. Va bene, raccolgo la porta sulla neve. Senta, scusi. Prego. Visto che lei è così gentile, mi faccia una cortesia. Mi dica che non mi faccia ridere, tanto ambasciatore non porta pena, glielo dice? Non mi faccia ridere, per favore. E lei cosa ha detto? Di non scocciare, di non farla ridere. Di non farla ridere, mi ha detto. Io vado di là, questa si alza e se ne va via. Ci va un momento lei per piacere. Le dice, ride bene chi ride l'ultimo, che lei capisce. Ha detto suo marito che ride bene chi ride l'ultimo. Così impara. La signora bionda, sì, così impara. Sì. Allora lei gli dica che campa cavallo che l'erba cresce. Da parte sua. Da parte mia. Perfetto. Grazie. Niente. Mi ha dato a dire campa cavallo che l'erba cresce. Campa cavallo che l'erba cresce. Già. Secondo lei che vuol dire? Non la porto. Che? Non la porto sulla neve. Campa cavallo che l'erba cresce. Almeno ci ha voluto dire quello.
lei è toscano? No, io sono figlio di Paolo. Mi fa una cortesia? Quello ce l'ha con i cavalli. Le dice chi porta la moglie a ogni festa e la cavalla a ogni fontana si trova alla fine dell'anno il cavallo bolzo e la moglie... È un po' troppo lungo. Ma è toscano, è un proverbio toscano. Sì, ma non lo sapevo questo proverbio io, Remi. Allora, sia gentile, le faccia così con le mani, così, come venti. Lei capisce, vedrà. Va così e dice, ha detto suo marito, è una signora bionda, sta in questo scompartimento qua. Subito qui. Qui, qui. Bionda, non quella signora bruna, eh. Campa cavallo che l'erba cresce. Scusi signora, è la moglie di quel signore che fa? Sì. Ah, mi ha detto di venire da lei e fargli così, che lei sa cosa vuol dire. Così. Come? Così? Detto cosa vuol dire io? Detto che lei sa cosa non so vuol io dire. Cosa vuol dire. Allora lei mi fa un'altra cortesia? Sì. Gli faccia così. Faccia un po'? Perfetto, grazie. Prego. Allora mi sono sbagliato, oddio mio. E questo vuol dire? A me ha detto, dice, allora dice, mi fa la cortesia, dice, vada da lui e gli faccio così, gli risponda così. Non ci sa cosa vuol dire. E che vuol dire? Ma secondo me... No, ma mi sono... Come, noi si fa così come di... Non c'è niente da fare, è giusto. Ma uno fa così, come di... Se lei potesse dirgli che io mantengo le mie promesse, mi farebbe una cortesia. Qui, eh? Sì, una signora bionda. Sì, bionda. Sì, sì. Gli dica che io mantengo le mie promesse. Signora, signora. Dica. Suo marito dice che mantiene le sue promesse. Come? Suo marito dice che mantiene le sue promesse. Mantiene le sue promesse? Ci ha mandato a tutti, signora. Non c'è più nessuno, signore. Allora sa lei che cosa gli dice? Come diciamo noi a Roma? Addio, core! Ti dica così. Mi fa questa cortesia? Come? Vedo quello che deve fare con suo marito. Mi faccia la cortesia. Non... Lui dice così? Noi a Roma sai come diciamo? Addio, core. Lui sa che significa. Va bene. Grazie. Mi ha detto di dirvi addio, cuore. Addio cuore. Senti signora, vede che si pacifica con suo marito. Mi faccia il favore. Mi dice quello che mi dice. Addio cuore. Addio cuore. Tu guarda un po'. Vabbè. Se... Le può dire che il nostro... Io non vado più lì dentro perché si è voltato un po' scorbuto, che... Lei? Se mi dispiace, ma io non ci vado più lì, se vuole andare a loro giovani... No, no, si è cortese, no, io non ci vado più perché... Le dica che il nostro non io è sono un addio, po'... ma un arrivederci. Il nostro non è un addio, ma un arrivederci. Non è criminaggio, penso, vero? No, anche lei no, lo no, no, è una persona... Ma io, sa, ormai... Il nostro addio? Il nostro non è un addio, è una... No, ma lo dica bene, per piacere. Sì. Il nostro non è un addio. Non arrivederci, grazie. Vado a dire suo marito, il nostro addio non è un arrivederci. Ah no? Così no. Le ha detto di dire? Sì. Che il nostro addio... No, ha detto così, guarda, mi scusi. Il nostro addio non è che un arrivederci. Ah, allora lei sa che li fa? Sì. Me lo fa questa cortesia a me? Certo. Lei è molto gentile. Certo. Lei li fa. Ha, 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 una bella risata. La sa fare? Certamente. Eh sì, perché deve mettersi d'accordo, non è mica una cosa... Lo sorprenderà, no? No. Ha detto di dirgli ha, ha, ha. Ha riso. Ha riso. Senta, già che è in piedi, le dica, ridi, ridi che mamma ha fatto i gnocchi. Glielo dica, ridi, ridi che mamma ha fatto i gnocchi. Come? Ridi, ridi che mamma fa i gnocchi. Ah sì? Allora, ridi, pagliaccio. Glielo dico. Così, forte. Sì. Per la gente. Sì, non è... Ridi pagliaccio. Le dica, il riso abbonda nella bocca degli sciocchi. Anzi, in latino. Perché non è... Sia cortese, sia cortese. Risus. Risus. Risum. Risum è neutro. È neutro. Risum. Calderetti.
queste storie. No, ma no, non hanno intesa, sì, non hanno intesa, perché ci vado io, ci va lui. Ma non c'è. Sono sempre le solite storie, vi dovete conciliare, riconciliare, fra di voi. Riconciliare fra di voi altri due, ma il signore ci starebbe, dice, ma se vado là lei si alza e quello. Ma se lei ci va presto, ci fa delle scenate? No, si alza, se ne va. Dove se ne va? In un altro scompartimento. E lei ci va pure. Ah, io sarei la stolta? Senta, mi fa la cortesia. Guardi, questo è un regalo che mi ha fatto e non voglio più avere niente a che fare con quest'uomo. Glielo dia, glielo sbatta in faccia. Mi assicura che glielo sbatta in faccia? Me lo assicura che glielo sbatta in faccia? Lei va là, prende questo cuoricino, questi due cuoricini, e gli fa così. Tic. Eh? Glielo fa? Glielo faccia però, eh? Sì, sì. Ma voleva andare sulla neve lei? C'era stata una discussione. Aspetta, faccio solo. Ha detto qualcosa mia moglie? No. Lei? No, no. Non ha detto niente. Le ha dato soltanto questo. Che le dispiace portarle il 9 di spade? Ci porti il 9 di spade. Che cosa mi manda? Questa carta, questo sono questi nostri signori. Che cos'è? Che significa questo? Ma non lo so io, signore. Ah, ho capito. Senta. Cavallo. Signora. Sì. Ma perché non se lo consiglio con suo marito? Ma non lo vedo, lei non sa quanto è offensivo, lei non sa che significa ho questo capito. Cavallo. Lei non lo sa che significa questo cavallo. Signora, mi sta a sentire. Senta, mi faccia la cortesia. Guardi i miei capelli, signora. Senta, mi faccia senta la cortesia. Senta che io ne posso sentire. Senta, no, mi faccia la cortesia. Non fanno delle storie, signora, sono marito e moglie. Aspetti che non trovo quello che cerco. Dove sta? Dove sta? Non la trovo. Signora, mi senta a me? Non io trovo quello che cerco. Senta. Signora, si tratta. Gli dico che ho i capelli bianchi io, no? Non vuole sentire nemmeno a me. Mi dica, mi dica, mi sicuro dica. Sicuro che si riconcilia col suo marito, vedono quello che devono fare. Sono scenati, signora. Sì, Lei secondo dice? Il mio giudizio, guardi, io ho i capelli bianchi. Ma non si rende conto? Quando ho figli, sì. Ma queste cose non si fanno, cara signora. Io non è che ci do torto a lei, per l'amore di Dio, o a lei o a suo marito. Ma comunque, se si consiglio, non vedo quello che c'è. Senta, guardi, mi faccia la cortesia, lei è un ambasciatore e non porta pena. Lui mi ha mandato la carta, lei gli dia questo oggettino, che lui capisce che cos'è questo oggettino. Signora, io ce lo posso dare. Lei glielo dica, anzi, glielo sbatta in faccia. No, io non le faccio queste cose. Glielo sbatta, dice, guardi, sua moglie ha detto... Non le posso fare queste cose io per l'amore di. Guardi, mi faccia la cortesia, lei glielo dia e lei c'è. Questo è l'oggettino che lei sa. Ecco l'oggetto che mi ha dato di portarci. Non c'è stato niente da fare, l'ho ripresa, l'ho pregata di riconciliarvi, cioè cosa sono queste cose fra marito e moglie. In questo momento è così, tra 5 minuti siete marito e moglie, avete dei figli, anche io sono un padre di famiglia. Ce l'ho detto da tutti i colori, guarda, ma non vuol sapere niente. Adesso se la vede lei perché io devo scendere. Ah, devo scendere, scendere. Signora, sono cose per amor del cielo che a me non riguardano e giusto appunto non vorrei, come ripeto, insomma. Sì, lei è molto gentile. Ci mancherebbe altro, signora, no, vedo che. Ma non voglio più parlarci, assolutamente. Non voglio più parlarci, non l'ha capito. Ma di dove siete? Siete di qua, signora di Reggio? No, no, siamo di Roma. Stiamo andando a Roma. A Roma? Farete questa vita da qui a Roma? Spero che capisca che non voglio più parlarci. Ma sembra un po' difficile che si possa rassegnare, sa? Provi a farglielo capire bene. Provi a fargli capire bene. Perché se lei va là e gli spiega esattamente come le ho detto, che a Roma
Discuteremo di tutto, ma fino a Roma non mi deve scocciare. Lo vado a ripetere, mi piace questa cortesia, lei è così cortese. Grazie, eh? Grazie tanto. A Roma dici ne parlate, no, a Roma dici la lasci in pace. A Roma dici ne parliamo. Dottore, me lo promette a me, me lo promette a lei, dice, ma fino a Roma che mi lasci in pace. E cosa ha detto? Che la devo lasciare in pace? No, ha detto di lasciarla in pace fino a Roma. A Roma, appena arriviamo a Roma, dice, ne parliamo. Dice che non mi faccia fare continuazione, che io devo cambiare di uno scompartimento all'altro. Di starsene tranquillo fino a Roma. Ma io non ci resisto fino a Roma, io le devo parlare. Vabbè, una volta a Roma, voi ne parlate, perché... Io non lo so, ma la signora guardia dice che se lei va lì, lei cambia scompartimento e fate questa vita fino a Roma. Dice invece di starsene buono. Poi quando arrivate a Roma... Ma lei che impressione fa a mia moglie? Normale, tranquilla. Che tipo di donna le sembra che sia mia moglie? Una donna per bene, io penso. Almeno, da così a vederla, una donna per bene come ho detto tanto lei. Ma a me dispiace che abbia detto a un estraneo non mi faccia ridere. Ma va bene, ma non si preoccupi, io in questo momento non sono un estraneo, sono un amico. Ma lei è molto più sono che un amico. Sono un amico che forse se era un altro non avrebbe fatto quello che sto facendo. Ma io la ringrazio molto. Invece io, veda, stavo cercando di fare da pace. Dal momento che la signora dice così, cerchi di accontentarla, poi a Roma ne parlate. Ma non è giusto però che lei abbia detto a lei ma che è così gentile. Ma non ci faccia caso, una parola può venire spontanea. No. Lei, ho detto poco fa, lei è una persona forta, di conseguenza la parola può anche venire spontanea. Se ne stia tranquillo qua, poi quando arriva a Roma ve ne parlate. Sì. Senta, se va di là, sia cortese, a me non piace che abbia detto questo. Le dica, ride bene chi ride l'ultimo. Va bene, ma speriamo che sia... L'ultima. Sì, ride bene chi ride l'ultimo. Però lei se ne stia lì tranquillo, eh? Se ne stia lì tranquillo. Ma chiude la porta che pure che torni. Non torna, signora. Te l'ho detto. Lui si è preso quella parola che io gli ho detto, signora. Ah, guardi, io non ho peli sulla lingua. A me quello che mi è stato detto io lo riferisco. Nel senso, siccome lei mi ha detto, gli dica di non farmi ridere, io gliel'ho detto, sa? Cosa gli ho detto? Mi ha detto, dice, adesso l'ho convinto, pare. Sì. Dico, ma guardi, lei è una persona, dice che impressione ha fatto la mia moglie? Una signora per bene. Grazie. Dico, come altrettanto, la stessa impressione mi fa lei, di conseguenza, lei, oltre ad essere una persona per bene, cerchi di essere uomo. Giusto. Se ne stia bravo qua. Quando arriva da Roma, dico, perché se lei continua a fare questo movimento, lei va di là, la signora se ne va. Certo. Poi vai in uno scompartimento, fino a Roma vi esaurite tutti e due all'infinito. Invece se ne stia buono qua, a Roma poi ne parlate. Dico, la signora l'ha promessa a me che a Roma ne parlerete. E lui è d'accordo? No, poi mi ha detto rida bene che ride ultimo, non so. Come? Come? Rida bene che ride ultimo, no? Ha detto di dirmi rida dietro, bene che ride dietro l'ultimo. Dietro quella parola, signora. Senta, allora guardi, perché... No, proprio... mi mandi nuovo lì, signora, no, perché no, guardi, lui è buono, guardi, buono guardi. Lì. Perché io non voglio andare là a parlarci. Rida bene che ride l'ultimo, ha detto? Siccome lei gli ha mandato... Allora lei mi faccia la cortesia, gli vada a dire, no, campa cavallo che l'erba signora, cresce. No, lui signora. Sa, mi fa la cortesia, no, la signora. Prego. Gli dica, campa cavallo che l'erba cresce. Mi faccia la cortesia, ci va. Se ci vado io non so che succede, guarda, mi faccio questa cortesia. Signora, perché mi state mettendo in questa situazione, signora? Mi state mettendo in una situazione imbarazzante anche a me. Non mi faccio la cortesia, guarda, che se ci vado pazienza. Io non so quello che succede. No, non succede niente. E allora stia calma lì, che più tardi magari ci vado. Vediamo un po' come si comporta lui, signora. È inutile, non mi fare a me fattorino di imbasciati, signora. Signora, lo faccia per me. Ride bene che ride l'ultimo. Signora. Ma senti. Senta, signora. Signora, faccia la cortesia a me, io gliene ho fatti tanti, sia lei che suo marito, lei faccia una cortesia a me, se ne stia lì buona buona, lei è una persona per bene, signore, una persona distinta, non mettetevi a fare questo e quell'altro, sono parole che poi, quando lei è a Roma, lei potrà buttarle in faccia le parole che gli sono state dette. E allora, ma è inutile signora, ma sul treno, se voi vi mettete a fare così, quello poi manderà un'altra parola, e beh, mamma, abbia pazienza. Lei quando arriva a Roma, tu hai detto a quel signore così, così e così, ma non che glielo devi dire qua, perché lui cosa farà? Farà, gli manderà, e allora signora, se finire in tragedia, finire.
Lei finge di niente, io ho fatto male forse a dirglielo, ma lei finge di niente. No, no, lei ha fatto benissimo, non no. male. Benissimo. Però lei, signora, queste parole, signora, bisogna... poi una volta a Roma, lei glielo potrà dire, gli dice come, tu mi hai detto così, 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 insomma, e allora sì, signora, ma qui, vede, signora, non si mette in condizione, lui è lì seduto, bravo, bravo. Vediamo se lui mantiene quello che ha detto, cioè dire che se ne sta buono come le ho detto io, signora. Così autoritario, lei non ha idea di cos'è. Questa seconda, vero? Sì, seconda, silenzio. Ma aveva chiesto se arrivavo fino a Roma. Di no. Dove scende lei? Io scendo a Vivo, signora. Non molto, non molto? Ancora non molto, sì. C'è una differenza tra lei e lui. È una persona gentile, cortese, sensibile. Quando trovo delle situazioni cerco sempre insomma di poter, ma quando la cosa poi si rende impossibile, inutile star lì a... Pensi che non vuole che senza di lui io esca di casa? Ma sembra possibile? Oggi? Non sono di questo parere. Non sono assolutissimamente di questo parere, signora. Anche perché io, vede, sono un commesso viaggiatore, di conseguenza spesso io in 7 giorni sono 6 giorni fuori e un giorno a casa. Quindi... Io devo partire ieri, sto partendo oggi. E se ne parla che rientro la settimana entrante. E allora se non ho fiducia in mia moglie, praticamente quella se me li può fare il momento opportuno che vuole li fa. Com'è? Se li può fare il momento opportuno che me li può fare li fa. Invece certo. Essendo più libera e tutte altre cose. Io la penso così. Poi sono passati, signori, una volta, signora, anche noi, io sono siciliano, signora. Ah, lei è siciliano? Sì, sono siciliano. Anche noi una volta si usciava, mamma quando mai. Oggi non più? Ma per amor del cielo. Sì, ci sono alcuni casi, come per esempio questo vostro, almeno per quello che ho capito, però a che serve? Ecco lì. Sta entrando? Sì. Sta entrando? Adesso me ne vado, eh? Ecco. Sta entrando? Fino a Roma, come fate, come farete fino a Roma, io non lo so, che dica. Cosa le stavo dicendo? Stavamo parlando di problemi, insomma, coniugali, ecco qua. Ce ne sono tante di quest'epoca, ma tanti problemi coniugali ci sono. Lei è sposata? Signora, io sono rimasta vedova a 29 anni e non mi sono risposata più perché mio marito era un angelo. Lui era il maresciallo dei carabinieri. Mi ha lasciato una bambina di 4 anni, oggi mamma sposata, regolare, e ha 4 figli. Scusi. È nervosa, non lo vede? È nervosa, siete nervosa tutti e due. Quando c'è l'ira, c'è... C'è tutto, perché è tutto agitato, tutto... Benedetto Dio, la lasci sfogare. È meglio non parlare, non rispondere, è vero. Se no c'è sempre attrito, sempre guerra. Deve essere duro, perché duro con duro non ha fatto mai muro, diciamo noi. Esatto. Duro con duro? Non ha fatto mai il muro. Muro non ne fa mai. E se vuoi rimanere, rimani. Prendi. Sai come? Perché? No, niente, si stava parlando con la signora. Si stava parlando con la signora, appunto. No, perché può essere così vigliacco, chissà. Cosa dice? Cosa diceva? No, non diceva niente, stava con me, non ha parlato, non ha scambiato una parola, ha parlato con una. Ah! Va bene, no, signora. Scherzano, quando fanno così, scherzano da bambini. Si scherza. Cosa ha detto mia moglie? Niente, che cosa si stava dicendo, la verità. Si stava dicendo. E io stavo dicendo che senza sapere niente, perché nessuno mi ha interrogato, nessuno mi ha
chiesto niente, si parlava così, accademicamente, basta. Io vorrei sapere che c'è da dire, Tu campa cavallo che l'erba cresce, lo dice un altro. Ha sentito che cosa ha detto? Mi fa una cortesia? No, signora, vi prego, signora, non mi mettete in condizione di andare avanti e indietro, signora. Mi state veramente, signore, guardate, mi state mettendo in una condizione, sono due le cose, o cambio reparto, veramente, io sono stato, vede, forse ho fatto male, non lo so. Poi questo è lo scompartimento mio, ce l'ho io qua. Che diamine, un po' di dignità. Lei è sposato? Io sono sposato, sì. E mi sono trovato. C'è il mio cappotto e ci sto io invece, guarda un po'. Fino a Roma, sono innamorati da qua. Vedete, signore, non vedete che sono innamorati? Ma che sono innamorati? Non li vedete, signore? Io sono vecchio. Metta qui, non ti sposti se lui viene. Penso una cosa sola. Penso una cosa sola. Poi sei pure maleducata, perché il signore stava parlando con me, mi stava parlando della sua famiglia. Mi stava dicendo che era sposato. Tutte cose che a te non interessano. Dove andate? A Roma? A Roma? Sì. Ma siete romani? Così fino a Roma, mamma no. Mia. Avete bambini, bambini ne avete. Dimenticavo di dirti. Lei sa cosa vuol dire? No, no. L'universo. Come ha fatto? L'universo. Come ha fatto lei? La cosa generale può significare, è vero. L'universo. Guardi, in ogni famiglia ci sono state dei diverbi, discussioni, no. Però si è sempre aggiustato tutto. Ora, se voi continuate, porca miseria, da stamattina che gli dico, se loro continuano a fare così sul treno, non aggiustano niente. No. Oh, queste sono cose che si discutono una volta che arrivano a casa, una volta che arrivano a Roma, dove loro risiedono, con calma, si discute, con... ma sul treno loro non otterranno niente. No, discutere con calma. Io faccio niente. Due passi, faccio, perché così mi rinfresco la testa. Questi faranno una tragedia sul treno, io domani compro la gazzetta, parola d'onore. Non scende, non mi capita a noi qualche cosa. Ma io appena che si ripete di nuovo la stessa cosa, prendo la valigia e me ne vado in un altro scompartimento. Mi capita qualche cosa, nonno. Non le vedete? C'è lui che è verde. Ma lei su che cosa posso fare? Le due ore che mi fanno fare da ambasciatore, da una parte all'altra. Ma perché? Arriva da una cosa. No, la ringrazio, non sono per la controlleria. No, no. Dico, perché il direttore del carcere di Firenze mi ha incaricato di accompagnare un uomo che è rimasto 25 anni in prigione ed è stato graziato. Mi aveva pregato di fargli fare un viaggio un po' tranquillo, amichevole, in questo compartimento. Domandi pure. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Mula. Si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senti, mi aspetti, risposto. No, grazie. Ecco, anzi, no, me la tengo. È così. C'è da mangiare. E da bere. Anche pure. Si tira sulla farina lì. Ah, sì, grazie. Può tenere questa bottiglia? Sì, senz'altro. Ecco, grazie. Prego, poi pure lì. Non cade, no? No, non credo. Se non fa una fermata repentina. Ho
volete favorire? Grazie, buon appetito, grazie. Una mela? Grazie tanto. Pane no. Niente, grazie, molto gentile, già tutti a posto, e meno io, gli altri. Un po' di vino. Grazie. Ho preso il cappuccino, si può marinare. Se ci metto il vino, addio. Ho preso il latte e il caffè. Ci vorrebbe un coltello, ci vorrebbe. Poterlo tagliare. Sì, se lo sono dimenticato. Io ce l'ho, se no glielo davo volentieri. Nemmeno io. Si taglia male. Come vanno le cose nel nostro paese? Perché io per 25 anni sono stato tagliato fuori. Ma va tutto male qui, va tutto a casa fa, tutto a gamba all'aria. Non c'ho niente fiducia io, nessuna parte. Chi si ammazza come ammazzano i poliziotti, come ammazzare insomma, un pollo. Anche ieri l'altro, il sabato, quando fu successo, qui a Montecatini, al casello dell'autostrada, fermarono una persona sospetta, dice si può seguire per cortesia nella nostra casermetta qui? Sì, dice, lui scende, e era dietro, tirò fuori la rivoltella e ammazzò questo appuntato della stradale e poi si dette la fuga. Adesso a lei gli ci vorrebbe subito un lavoro. Sì. Cerco lavoro e casa. Un ambiente, amici, comprensione umana, perché quello conta, no? Sì. Loro non mi possono aiutare, dare qualche consiglio. Io purtroppo sono fuori di... Scusi, non sento. Io purtroppo non so dire niente perché sono fuori dal giro. Io personalmente. Sa chi deve rivolgersi lei? Eventualmente? A qualche casa di sacerdoti, di frati, hai capito? Che loro conoscono, sanno più o meno, è vero no? Sì, sì. Loro sanno dove poter, diciamo, appoggiare uno. Perché, insomma, sa, i privati è un po' più difficile. Io ci avessi un'industria, non è ci logico, pensere niente. Anch'io. È chiaro, no? Più volentieri lui che un altro. È logico. Lei si affidi a qualche sacerdote o a qualche frate? Insomma, qualcuno che c'è, capito? Perché tanto è vero? Beh, non so io. No, sono loro, diciamo, che sì, in certo quel modo hanno un po' le zampe. Danno gli indirizzi, perlomeno. Appunto, no? Sta già nei carabinieri. No, dai carabinieri non ci vado io. No, Perché mi consigliava di andare dai frati? Io non sono cattolico, lei è cattolico. Io sono cattolico, insomma. Consigliavo cattolico, in questo senso. Diciamo. Non a parte, diciamo, la professione... Insomma, se uno professa o non professa una religione, quello non c'entra niente, andare perché loro hanno possibilità molto più accentuate che noi altri. Conoscono, perché io guardi, io sono credente e credo che c'è sopra di noi qualcosa. Non sono però un baciapile, uno di quelli che vado a battermi il petto tutte le mattine, per l'amor del cielo. Anzi, purtroppo in chiesa non ci vado mai. Dico purtroppo perché bisognerebbe andarci qualche volta, farebbe anche bene. Che tanto sa dico. Comunque insomma io credo in Dio, sono stato battezzato eccetera eccetera e credo che qualcosa c'è, io credo nell'aldilà, credo anch'io. È inutile, io ci credo. Allora si è offeso quando io ho detto no, che non sono... No, è per carità. Poi, no, perché uno, per l'amor del cielo, poi ognuno è libero di pensare, per carità, per l'amor del cielo, per l'amor del cielo, no. Anzi, uno è liberissimo, se è convinto, tante religioni ci sono, no? C'è ancora chi adora il sole, la luna, eccetera, perché se uno è convinto di essere sulla buona strada, anche sbagliando, perché? E lui è sulla retta strada, è giusto? Vede, c'è mia figlia, no? Ha 25 anni ora, fino che non è andata al ginnasio, al liceo che l'ha fatta a Viareggio, no? Andava in chiesa, andava da tutte le parti. Andata al ginnasio, al liceo a Viareggio, non è più andata in chiesa. Ossia, in chiesa c'è andata, ma non ha praticato questi preti perché lei non... Sai quando ci vado in chiesa io? Sai, una filosofa, sì, qualche che volta, ha non studiato c'è parecchio. È vero, sa.
passo vicino a qualche chiesa, sì. Quando non c'è nessuno qualche volta, entro in chiesa, faccio qualche preghiera, momento di raccoglimento e mi sento più contento. Che è? Sì, quelle sì. Funzioni, quello spazio, sì. quella messa in scena. Anche io faccio io come lei. Quella messa in scena tante volte che fanno, che cos'è qui? Ci vado per conto mio io. Quello non è più. Non è più religione, quella è un esibizionismo. Sì. È vero? Io intendo la religione una cosa intima, un colloquio, diciamo, la confessione, per esempio. Ma che io mi devo andare a confessare con uno che le fa più di me? No, davvero, Sa quanto è tempo è che... Anch'io. Comunque io dico sempre, cerchiamo di essere migliori, se vogliamo un mondo migliore. Cerchiamo di fare il nostro dovere, cerchiamo di non far del male a nessuno. Cerchiamo di volerci bene, cerchiamo di aiutare il prossimo, se possiamo, in quello che è possibile. Io dico questo, poi sa, quando uno è tranquillo è già una grande cosa. Lei poi lo sa da sé, lo sa. Lei ha ragione, questo è giusto perché è un problema di questa terra, di come si deve vivere. Le sacre scritture, i Vangeli, eccetera, dicono che c'è. Dicono che c'è paradiso, purgatorio, inferno. Ora, non lo so, io non l'ho veduto. E non ho parlato nemmeno con nessuno che l'abbia veduto. Speriamo. Speriamo che, dato che si soffre tanto in questa vita, almeno di là di stare meglio. Speriamo. Lei ha già provato l'inferno. Si è fatto 25 anni. Ma si fanno anche amici là. Sì. Io infatti se non trovo amici fuori, che non riesco a... Io quasi quasi torno lì perché io lì so tanti amici. O è sbagliato? Ma Dio mio, secondo il mio punto di vista insomma, è sbagliato. Lei che lavoro fa? Arrivederci. Arrivederci. Io sono ragioniere. Sono ragioniere io, ma sono in pensione ormai. Ero impiegato in banca, Sono stato 26 anni in banca. Dov'era? Monte dei Paschi a Perugia. Perugia. Oh, buono, Perugia. Monte dei Paschi è buono. 26 anni sono stato. Ero vice direttore. Oh, sì. Gli ultimi tempi. Ma dico 90 dipendenti, dico, mica. Perugia, dico, la filiale. 82, 84, 92, 90. Senti. Una media sempre di 90 dipendenti. Gli ultimi 4 anni ero vice direttore. Io conoscevo molto bene Coso, ossia lo conosco, il direttore generale della Cassa di Risparmio di Firenze mi ha mandato in pensione ora d'agosto, Lamberto Gori, dottor ragionier Lamberto Gori. Ah, era il presidente. No, presidente è Cavini, l'avvocato Cavini, Gori. Che sarebbe poi vicepresidente insieme a Dell'Amore di tutte le casse di risparmio d'Italia, sì, di Firenze. Il vecchio direttore di Virceta, quello Bussolotto, che tutte le mattine andava a cena e non c'era la Madonna, lo conosceva? Sì, sì, è morto. È morto poi. Sì, sì, è morto. Era giovanotto, no? Sì, morto. Poi c'è avuto un figliolo di un mio amico impiegato lì, un certo Fontana, Mangamba, ma ci stette poco e poi lo presero a Lucca. Ah, non lo conosco. E poi a Lucca c'avevo, all'età, nel periodo suo, e ora me... c'avevo il vice direttore, un mio caro amico. Che poi andò a Roma, ho perso le tracce anche. C'è un mio caro amico, c'è Romiti, il nipote lì delle scarpe, che ha miliardi. C'è anche un magazzino di rottami che lui compra le navi, sa? Sì. E le sfa. Ha fatto miliardi a sfare. Allora, non c'è l'indirizzo di io. Ce l'ha? Romiti, si chiede dei Romiti a Spezia. Lavorare nei rottami? No, lavorare, in qualche posto lo metterebbe anche in ufficio. È stato un vecchio fascista. Romiti. No? Una peste è stata, roba da male. Sì, Ma no, se più era cautava anche. È un omino si piccina. Sì, io ho visto. Se tutte queste persone non avete nessuno per un inserimento. Ma è l'età, capito? Se io avevo l'età per amare. È come la 50. Se avevo l'età per amare, io ero all'esattoria a Viareggio della Cassa di Risparmio. Vede, anche volesse entrare dove sono io, fino a che non c'ha la sentenza definitiva, sì, non può entrarci. Logico. Capito? Logico. Lei che... Signori, non lo so, io faccio... sono guardiano notturno all'Enel, sicché qui a Firenze.
faccio la vita, vengo, vado a casa, sto a Viareggio. No? Ma se vengo a Viareggio, per esempio, è possibile per viverci trovare amici? Io stia a sentire, amici ce n'ho tanti, non ce n'ho nessuno, perché arrivo, vado a casa, vado, mi lavo un po', vado a mangiare e poi vado a letto. E poi stasera mi tocca riprendere il treno e rivenire via. Sono 6 anni che faccio questa vita. Lei lavora tutta la notte? Sì. E non si stanca? Infatti, guarda, mi stanco. Che vuol fare? Ora vado a dormire. Ormai ricomincio. Sì, stasera ricomincio. Sì. Stasera arriva a Firenze. Io sono diventato la favola di Viareggio, della Persia. Trovai un mio amico che adesso è morto, sul molo, anni addietro. Dove l'ha trovato? Lo trovai sul molo a Viareggio. Era un geometra anche lui, guardi, per caso. Era il comandante dei pompieri, è stato il comandante dei pompieri di Lucca, sa? E così passeggiando dice, ma sai, dice, mi disse Lorenzo, c'è un tizio qui a Viareggio che tutte le sere va a Firenze e va a lavorare così, 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 così. Io lasciai scorrere bene bene. Dissi, sono io questa persona. Ma no, disse. Io sì, sono io. Ha capito? Rimase. E poi a che ora va a dormire lei? Mangio e poi vado a dormire subito. E si rialza? Prende una pasticchina. Sì. Ma lei, per esempio, il guardiano notturno come lei non me lo potrebbe far fare? Io non comando niente. È difficile, è vero che... Ma perché non, perché ma non si perché fidano? Anche perché, no, io, no, non diciamo questo. Perché non dipende da lui. Non dipende da me che vuole. Dipende dalla direzione dell'Enel, capito? Bisogna andare nelle alte sfere. Lui non può decidere. Sa. A me mi ci mise un questore di Firenze, si immagini, della Criminalpol, commendator Gerunda, che poi fu trasferito a Roma e ora ho perso le tracce perché non c'è più, non è più neanche a Roma, non so. Non so più neanche dove sia. Come un questore per trovare un posto di guardiano? Sì, siccome mi trovai senza arte né parte. E perché anche... Siccome era anziano, siccome avevo un commercio, no? Come gli ho detto prima. Anche lui, anch'io. E andò tutta rotoli. E io mi trovai con anche le mosche in mano. Anche perché è il palio di guerra poi lei, no? Sì, sì, ah, sono il palio di per guerra. Per quello che l'ha trovato, il posto di sì, guerra. Perché sì, sono sì, obbligati. Sarà, è poco. Io ci sono andato perché... Non avevo, c'avevo poche marchette, poche contributi, ha capito, versati su letto. E per farmi un po' di pensione, l'unica ditta che trovai, perché tutti mi prendevano e tutti mi mandavano via poi. Dice, bisogna mandare, per esempio, poteva essere impiegato alla Lenzi a Lucca, che è stato meglio così, mi mandarono a chiamare. Poi alla Bertolli, che poi la Bertolli, anche quella, ha fatto, è andata a gamballare. La banca, la banca commerciale, ha visto, no? E poi dovevo andare da Cantieri Benetti, che fra l'altro Maurizio, siamo buonissimi amici, a Viareggio. Dice, che vuoi? Io invece al Monte del Paschi sono venuto... E allora dovetti ripiegare qui perché qui guadagno bene, ha capito? Scusi un attimo, lei una pensione, visto che era ufficiale, c'è una pensione di guerra? Sì, c'è una pensione di guerra, ma con quella ci può comprare... Ma non è che gli danno la pensione perché era ufficiale, non ti vede. Le pensioni sono come uguali. Ufficiali non ci abbiamo nessuna pensione. Nessuna pensione. Ufficiale anch'io, sono anch'io in palio di guerra come lui. C'è nessuna pensione. Per le pensioni siamo tutti uguali. Per la 336, siccome io appartengo a una ditta privata, non statale, non ce l'ho. Se no ero già in pensione da qualche anno. Vede, io non porto. Avevo 10 anni. Non porto il distintivo. Come combattente ne avevo 7. Vede, io non porto il distintivo, ma sono anch'io invalido come lui. Noi abbiamo la pensione, capirà che pensione prendo io. Io prendo 57.000 lire al mese. E c'ha la quarta lei? No, io prendo ancora la quinta, noti bene. La quinta? Prendo ancora la quinta perché la quarta mi è stata riconosciuta un anno fa. Senti, ma ancora non mi è arrivato né arretrati né niente. Io bisogna che faccia l'aggravamento. Certo. Cosa vuol dire aggravamento? Aggravamento di malattia, capito? Lei c'ha una pensione di guerra. Ecco, glielo dica lei. Percepisce una pensione di guerra, non so, per un difetto X, difetto di cuore. Lui fa una domanda al Ministero del Tesoro, ufficio pensioni di guerra. Dichiara, io desidero essere sottoposto a nuova visita d'accertamento dalla commissione medica ospedaliera.
perché in questo periodo mi sento molto molto peggiorato. Eventualmente allega certificati medici, eccetera. Il Ministero del Tesoro campa cavallo che l'erba cresce. Dopo 2 o 3 anni, o 4, come ha fatto a me, dopo 3 anni, attraverso un ospedale militare, lo chiama a visita fiscale. Ma poi pensi che noi siamo pagati meno che degli invalidi civili, eh? Sì, sì. Ha capito? Perché la sua quarta categoria e la quarta categoria prende il doppio, il triplo, sì, sì. Allora, civilmente. Io la perché sua categoria, io vede, invalido civile. Io stavo dicendo, se io non ci avessi la pensione della previdenza sociale, che dovessi vivere con questa miseria della pensione di guerra, come farei ad andare avanti con 57.000 lire al mese? Eppure in Italia ci sono tante persone che hanno questa pensione. E che vanno avanti con quali tanti? Certo di andare avanti. Quali tanti? Certo. Io conosco. Sa quanti siamo rimasti noi in Italia di invalidi di guerra all'ultimo, l'anno passato, il 4 di novembre a Viareggio, venne anche un onorevole. Sì, sì. 55.000 siamo, fra invalidi e mutilati, di guerra. Di guerra parlo, eh. Lo parla, ora in 60 milioni. Lo vede? C'è un po' pallottola qui, vede io, che un po' sono. Io guardi come c'è una pallottola nella gamba. C'è anche la diminuzione visiva. Dentro ancora, sì. Perché per leggere ci vogliono altri occhiali, che abbiamo visto. Faccia così col dito. E ancora poi c'è lei sta passando dentro, all'osso. Il dito sulla pallottola, sulla pelle. Sì. Sulla pelle si sente il vuoto, di certo. Non prende neanche 20.000 lire. 57.000 lire. Al mese. E io guardi. E poi ero, noti bene, ero tenente, io ero ufficiale. Ero, non cosa ero c'ha lei? E mi ci scoppiò una bomba, Dio degli dei. Dove? Naso, in Russia. In Russia. Ma in qui in faccia? Sì. E gli è andata anche bene? Mi andò bene. Poteva. Guardi, ero un mostro, ero. Mi riattaccarono tutto questo pezzo di naso qui. L'avevo tutto pendoloni, sì. Vede, lo vede? Sì, sì, c'è il segno in mezzo. Trovai un chirurgo che mi rimise a posto bene. Io sono stato un anno circa in Croazia, Montenegro, Albania. Sì, a Cettigna del Montenegro ci presi un encomio solenne io, perché riuscì a rifornire la divisione motorizzata a Littorio. Io rimase senza carburante. Scusi, mi ha impressionato questa cosa della bomba. Sì. Che l'è scoppiata in mano. È scoppiata a mano. E come mai? In che situazione si trovava? Ma guardi, mi fotto via anche un pezzo di vino. E in che situazione mi trovavo? Mi trovavo al fronte e bisognava difenderci. Dove? Che punto era? E io, sti a sentire, operavo sul fronte di Stalingrado, ma non era Stalingrado, Pisa, perché Pisa, il fronte di Stalingrado è Pisa. Eravamo 70, 80, 90 km distante da Stalingrado, ma c'era il fronte, mi spiego. E operavo con i tedeschi. E alla ritirata mi successe questo fatto qui. La buttava lei, la lanciava lei. Sì, ha tirato troppo presto senza lanciare la bomba, la spoletta, e poi l'ha tenuta un po' in mano. Forse anche cattiva fabbricazione. Sì, è esplosa in mano. Via. È chiaro, no? Perché si levava la spoletta normalmente con i denti, poi via, si lanciava. Questo me lo ricordo perché è la guerra. Sì. Me lo ricordo bene. E lui si vede la tenuta anche troppo in mano. È esplosa subito, esplosa. È davanti niente, poi, no? Sì. E poi rimasi impantanato un mese senza levarmi gli stivali, con la febbre a 40. Gli ufficiali petenti erano quelli della Bassa Italia. Senza mangiare, senza nulla, si rimase senza viveri. Io ho una colonna dell'aeronautica, no? Sì. Meno male passò un cappellano militare su un Panzer tedesco, no? Quelli viaggiavano, sì, sì. Invece noi non usava nulla, si rimase lì. Allora vennero gli apparecchi nostri e ci tirarono ricordi, di mangiare. A mangiare. Gli ufficiali della Bassa Italia erano tremendi, i napoletani, i siciliani, anche i sottufficiali. Anche i sardi come me? No, i sardi brava gente. Brava gente! Ah, i sardi hanno voglia di lavorare poi, Fegatati. E poi se vi pigliano affezione sono come i cani lupi, Se vi si affezionano, sì, dico, sì. Guai a chi vi tocca, Io poi c'avevo con me, come autisti e come... c'avevo tutti i romagnoli, sa? Rossi come il fuoco, io tanto rossi, ma mi volevano un bene roba da matti. Sono bravi, affari. Sono bravi anche i romagnoli. Cosa vuol dire rossi? Come comunisti. Il fuoco. Comunisti.
chissà quanto ha sofferto in quella guerra. Ma hanno detto che col freddo. Assai se sono ritornato. Gli ho detto due volte i piedi congelati. Poi quando siamo ritornati manca da poco ci pigliassero a calci. Proprio. Quando siamo ritornati manca da poco ci pigliassero a calci. No, ma prima sono stato in Jugoslavia, Prima E là si stava venendo, I partigiani erano anche in mezzo ai figli. Ma hanno rifiutato un bicchiere d'acqua, perché io c'entrai subito subito alla guerra, subito. Sì. Di là era pieno. Allora gli dirò un particolare, che a me mi dovevano fucilare in Jugoslavia. I partigiani? No, il mio colonnello. Perché io avevo già varcato il confine, mi venne un ordine in motocicletta, no? Sì. Di portare il carburante. Lei era motociclista? No, io c'avevo, comandavo una colonna di carburanti, okay. Mi spiego. C'avevo tre assi, Mi venne l'ordine di... Mi venne l'ordine di spostarmi subito e andai via, no? E varcò il confine. E passai le fanterie sempre con la bandiera ammainata, no? Sì. E tutto quanto. Dice, ma dove va lui? Dove va lui? E io andavo avanti. E sicché passai il confine con slavo. Miseria, lo rinvennero, sicché mi venne dietro un colonnello, ma dopo tanto che ero già in territorio jugoslavo, e mi... Voleva fucilarlo? Sì, perché portavo il carburante al nemico. Al nemico. Dalla Jugoslavia l'hanno mandata in Russia. Dove in Russia? Si formò il SIR, il comando, il corpo di spedizione italiano in Russia, comandato da Messe. Generale Messe. Generale Messe. Che merda, scusi. Perché? Ne ha fatti morire infinità, ne ha fatti, no, in Russia. Ha dato ordini sballati. Soldati che non erano abituati, al freddo, a quel gelo, 50 gradi sotto zero, ragazzi, morivano come... I bersaglieri, comandanti di compagnia, sa chi c'era rimasto? Un caporale, comandante di compagnia. Perché gli ufficiali... Tutti morti, gli ufficiali, sottufficiali, tutti morti. Danno l'ordine a capo. Non ho capito, sui bersaglieri. Poi non ne parlo della ritirata della Iulia, poveretta. La Iulia Lacunense. L'Alpini e Lacunense, tutti anche quelli, tutti... 600.000. Ne sono morti 600.000 della Iulia Lacunense. E qualche reduce c'è a Castelnuovo Carfagnana con le mani tagliate perché... Si attaccavano alla ritirata, si attaccavano... agli autocarri tedeschi per scappare, no? E i tedeschi in Italia hanno le mani che andassero via al diavolo. Ci sono a Castelnuovo Carfagnana, non li racconto balle. Lei le ha viste queste cose? Sì, purtroppo le ho viste. E mi basta. A voi non dà fastidio? Ma è una persona che si conosce, che si ha confidenza. Vabbè, ma da dormi, mica se la cosa... Sai che quando... Dire adesso faccio è un familiare, tipo... una persona che non si sa neanche chi è al suo posto da sedere. Sì, ma quando... Come uno che fuma, che se non sentimento che è vietato fumare, allora si può dire qui non è da... non si può fumare, adesso qui si può fumare e quello che non le piace deve andare fuori. È tutto qua. Ecco. Ma è vietato russare però. Russare. C'è uno scompartimento per russatori. Questa è una cosa diversa.
niente male. Non c'è nessun rimedio. Sì, sì, io con mio marito riesco in 2 o 3 modi a farlo smettere. O se continua ci proviamo. A muoverlo? No, io uso 3 sistemi. Il verso che si fa per chiamare i gatti, sa? Provi lei, signora Guardi, però glielo deve fare vicino all'orecchio, perché sennò loro non lo riceve. Che c'è una bolla là. Beh, mica deve fare niente, fa. Ecco, li vada vicino all'orecchio però. Ha visto? Ma adesso vedrà che smette. Come fa? Ha fatto, lui l'ha rifatto. Vedrà che smette adesso. Ha visto che bravo. Allora senti. Eh sì, perché ma loro no, no, ah, loro ricevono questo suono, no? Sì. Ha visto? Con mio marito riesce sempre. Com'è? Tutti a sentire. E poi l'altro? Adesso se continua proviamo l'altro. L'altro è passargli un qualche cosa sotto il naso, una penna, non so, una piuma, una cosa così, no? Non sa, signore. Proviamo il secondo? Io qua c'ho una penna, proviamo con questa che ho sul cappello, vediamo un po'. Aspetti un po', se ci riesco a levarla. Un po' complicato veramente, non so. Brava, continui. Perché non prova lei? Su, lei è un ragazzo, è più. Un buon seccatore. Lo vede? Non me lo do. Peggio di mio marito, guarda. Mio marito a quest'ora aveva già smesso. Si vede che è più forte di solito. Ecco. No. Ma proprio bene il diretto. Ha risposto. Muove i caspi. Questi sono i mezzi che ti hanno assegnato. Oggi non riesco. Non riesco. Proviamo la zanzara. Me lo sa fare il ronzio della zanzara? Zzzz, ma bello forte però, provi un po'. Pensavo che c'era una. Però corrisponde, no? Hai visto? Che non smette. Si è fatta male. Dopo una. Scusi. Colpa mia che gli ho fatto fare il ronzio. E dite che avevo schifo. Hai fatto male? No. Comunque è corrisposto, eh? È forte questa parte. Adesso vedrai che è bella farla uno di famiglia, diciamo, che sei sicuro che lui non te la prende. Ormai è un'idea. Quello è un nodo. Un filone, Mi provi. Ora possiamo usare un altro metodo. Qual è il calcio negli stinchi. Spaventato.
Allora non c'è che da provare il ronzio della zanzara, che è infallibile di solito. Cioè, vecchi non lo so quello. Non provi da vicino. Mi però. Mancano i denti. Ma non, quello non è che lo fa con i denti, con la lingua. Faccio così. Vicino all'orecchio però, perché sennò lo sente. Proviamo a cantare Noi vogliamo Dio. Ma forse con quella ci è abituato. Lei che direbbe qualcosa al contrario. Lei che cosa pensa? Bandiera rossa. Ecco, forse perché tra l'altro ci sarà abituato, allora culla i suoi soldi. Ma quello per il basso. Yeah. Lo spinga poi là, lo spinga là, guarda che sta cadendo addosso a lei. Guardi che cade, padre. Addosso a lei sta cadendo, signora. Ma c'è più possibile che non sono così duro. Guardi, ma sarà stanco morto, mi sa davvero. Questa non cercava un altro posto per lasciarmi il posto. Signora, attenta, signora, perché sta cadendo, eh? Si sveglia nella caduta, nel fare così si sveglia. Ecco, allora però se cade si fa male qui, bisogna balzare no. Questo, scusi. No, perché si farsi male. Cade qui, batte la testa. Ma no, è morbido, no. Anche se a me fa niente, è morbido. Ha smesso. Poveretto. Ho visto la zanzara, fate effetto. Padre? No, di lì non ci passo. Come mai è capitato un numero così? Aspetta, no. Facciamo un posto. Aspetta, signora. No, venga qui, guardi, facciamo così, signora. Signora, guardi. Se si alza ancora un po', sì. Signora, ecco. Si tiene un momentino più in qua, sennò ecco, sì, ecco. Lo prendiamo. Guarda che non è nel letto, che non stia bene, forse, no? Che non stia bene. Oddio, che non stia davvero. Bene. Che idea? Sì, padre! Sì. No, no, sta dopo. Benissimo, solo dopo. Lo prendiamo, si segga, in signora, due. Si segga, venga qui vicino a me, venga. Venga qua, venga, signora. Mai visto, sa? Lo prendiamo in due, lo buttiamo giù dal finestrino.